Questo è un materiale molto interessante, è un foglio di atomi di carbonio, spesso quanto un atomo, quindi è l'approssimazione fisica più accurata del concetto di bidimensionalità matematica. È stato isolato nel 2004 per la prima volta e da qualche anno sono stati sviluppati dei metodi per produrlo in grandi quantità. Le caratteristiche sono molteplici: conduce elettricità meglio di qualsiasi metallo, conduce calore, è resistente meccanicamente molto più dell'acciaio, è impermeabile, ha una superficie per peso elevatissima ed è trasparente alla radiazione luminosa. Insieme queste proprietà lo rendono un materiale ideale per una serie di applicazioni che vanno dal settore dei compositi al settore dei tessuti. Con il grafene si possono rivestire tessuti sintetici o non per, non so, migliorare le performance termiche, per migliorare le performance di assorbimento o meno di acqua, per renderli smart, quindi tessuti che possono condurre elettricità. Ma anche nel settore dell'immagazzinamento energetico, del fotovoltaico, abbiamo già da diversi anni capito che la combinazione di silicio e grafene può portare un elettrodo che ha una capacità molto più elevata di assorbire e rilasciare ioni litio. Quindi con questa nuova combinazione di materiali in cui c'è il grafene, la batteria può avere una capacità più elevata, ma anche i tempi di ricarica, grazie alla proprietà del grafene di essere un ottimo conduttore elettrico, possono essere abbattuti. Ma non solo, siccome il grafene è anche un materiale estremamente flessibile, si può anche pensare di utilizzare questa nuova tecnologia per realizzare batterie flessibili, che anche questo è un aspetto molto importante, soprattutto nello sviluppo dell'elettronica di consumo.